Inaugurato domenica 1 dicembre, il Castello Incantato, la vera dimora di Babbo Natale, tra le più grandi d'Italia. Il Castello Angioino Aragonese, per tutto il periodo delle festività natalizie, diverrà infatti un luogo magico e fatato per vivere con gioia e serenità il Natale. Elfi, ballerini e spettacoli danzanti accoglieranno gli ospiti all'ingresso per far da guida nel sentiero del Natale. I visitatori, sulle note dei più noti brani natalizi, saranno accompagnati nello spettacolare mondo di Babbo Natale, dove Santa Claus in persona, giunto direttamente dalla Lapponia, ascolterà le richieste di tutti i bambini. All'interno del castello sarà possibile visitare il tunnel incantato presso il camminamento con l'albero dei desideri, scrivere la letterina nella stanza dei racconti, nella sala dei francesi, ammirare una suggestiva mostra di presepi artigianali all'interno delle sale nuove del castello, immergersi nella casa di Babbo Natale, vivere il Polo Nord, la fabbrica dei giocattoli, l'ufficio postale e la magica stanza di Babbo Natale. La casa di Babbo Natale sarà un'esperienza unica che cambierà per sempre la percezione del Natale. Dal 21 al 30 dicembre, quindi anche di mattina dalle ore 10 alle 13, sarà possibile farvi visita. Grazie al grande successo del 2018, afferma il sindaco Adamo Coppola, la casa di Babbo Natale torna ad Agropoli con una straordinaria ricaduta per la promozione della città. Come ci confermano gli operatori turistici e i riscontri mediatici dell'iniziativa, che ha avuto il privilegio di essere scelta dal TG itinerante di Rai 3 con un servizio dedicato di ben 8 minuti. La casa di Babbo Natale vede protagonista il nostro splendido castello per ben 34 giorni. Siamo fieri, conclude, di aver convogliato intorno al Natale di Agropoli tanto entusiasmo e siamo profondamente riconoscenti a tutti quanti sono a vario titolo coinvolti nell'iniziativa. Questa sera ad Agropoli comincia il Natale delle Meraviglie. Abbiamo inaugurato nel nostro castello Angioino Aragonese la casa di Babbo Natale e insieme ad essi una splendida mostra di presepe. Il 7 dicembre saranno accese le nostre luminarie e nel nostro borgo antico e nel nostro centro cittadino ci saranno tantissimi eventi dedicati al Natale per dare la giusta atmosfera a voi che venite a trovarci qui ad Agropoli. Mercatini di Natale, percorsi enogastronomici, tanti eventi musicali che culmineranno il 1 di gennaio con il concerto di Anna Tatangelo. Vi aspettiamo, tantissima entusiasmo qui ad Agropoli, già sono affluite centinaia di persone che sono venute a trovarci, venite a trovarci anche voi, vi aspettiamo.